prima di ascoltare gli interventi della politica, c'è un momento molto importante per Eureka. Noi il 1° di agosto abbiamo annunciato un'azione a tutela dei cittadini per il diritto ad una buona amministrazione, e tutto ciò è stato portato avanti. Si tratta di un'operazione, di una class action pubblica, e voglio invitare il nostro vicepresidente avvocato, professor Tedeschini, vuole essere chiamato solo avvocato ma anche professore in realtà, che ha l'estensore della class action, che è stata a questo punto notificata, o meglio ha iniziato il suo percorso, a parlarcene. Grazie Federico. Per chi volesse divertirsi a leggere l'atto di ingresso della class action, ci sono alcune copie a vostra disposizione, comunque da domani la troverete nel sito. Voi avete sentito dalle parole di Celotto come la nostra Costituzione sia ormai uno strumento inadeguato a renderci partner significativi di questa Europa. E quello che abbiamo detto il 1° agosto, ma che vale la pena riferire oggi, è che la questione sulla quale Eureka è nata è questa: che non è nell'interesse nazionale ottenere il pareggio di bilancio. Ritenendo noi, con una opinione chiaramente non condivisibile, con tutto il rispetto per gli altri, che non fosse nell'interesse nazionale il pareggio di bilancio, e che ancora meno fosse nell'interesse nazionale la permanenza del fiscal compact come strumento che ci sottrae della sovranità, ci siamo domandati quali fossero gli strumenti giuridici utilizzabili per cercare di fermare i danni che il fiscal compact sta portando all'interesse nazionale, perché di danni si tratta. Il nostro ordinamento praticamente è privo, a differenza di altri ordinamenti, di mezzi per bloccare l'abuso che l'Europa e in particolare la Commissione possa fare delle quote di sovranità trasferite. Avevamo uno strumento piccolo, imperfetto, che attende ancora di essere riformato, ed era la class action pubblica, che non è quella molto più famosa che trovate nel codice del consumo, ma è la class action nei confronti della pubblica amministrazione. Fu introdotta quasi surrettiziamente nel 2009, ne è stato fatto un uso molto limitato, ci sono, se guardate la giurisprudenza, 7-8 casi, nella stragrande maggioranza il giudice amministrativo ha dichiarato o inammissibili o infondate le class action. Immaginatevi con quanta speranza noi ci siamo presentati adesso al Ministero dell'Economia, aprendo il procedimento con una istanza che deve essere riscontrata nei 90 giorni, con quanta speranza vi dicevo che il giudice amministrativo accolga la nostra istanza. E allora dice: perché lo avete fatto? Perché vogliamo leggere la sentenza che ci darà torto. E dalla lettura della sentenza che ci darà torto noi trarremo le argomentazioni per arrivare dove Alfonso Celotto ci diceva dovremmo arrivare: una riforma della Carta Costituzionale se vogliamo continuare ad essere in Europa. Tenete d'altronde conto del fatto, potrete leggerlo, che noi abbiamo documentato come il Fiscal Compact sia uno strumento non legittimo, ma non legittimo dal punto di vista comunitario, non nazionale, perché il Fiscal Compact non è stato approvato, a differenza degli altri trattati fondativi, da tutti gli Stati membri, ne mancano due. Qualcuno mi ha detto, sorridendo, vabbè, ma sono due Stati che contano poco. Guardate signori che il diritto è forma, altrimenti o è giustizia o è qualche altra cosa.
va bene? Se è forma, la forma non è stata rispettata. Quindi chi applica il fiscal compact al pari degli altri trattati internazionali pone in essere un errore tecnico. Io su questo ho avuto molti amichevolissimi scontri con colleghi, soprattutto internazionalisti, che mi volevano convincere del fatto che in realtà il trattato o la somma dei trattati che noi con la sintesi verbale chiamiamo fiscal compact in realtà è uguale al trattato di Maastricht, al trattato di Roma, a Lisbona. Secondo me non è vero. E abbiamo soprattutto cercato di combattere questo strumento del diritto europeo con strumenti di diritto europeo. Abbiamo detto che è stata violata il diritto ad una buona amministrazione, che è riportato nella Carta Europea dei Diritti Fondamentali. Ripeto, potranno darci torto, anzi, se io devo fare una previsione, è doveroso per chi fa il mio mestiere di avvocato dire al cliente quante probabilità ci sono di vincere o di perdere. Qui le probabilità di perdere sono elevatissime, ma qualche volta conviene perdere, perché per fortuna il nostro ordinamento impone anche al giudice di dare una motivazione, e su quella motivazione si potrà finalmente costruire quel movimento di riforma della Carta Costituzionale per renderci dei soggetti pari grado ai tedeschi, ai francesi e via dicendo. Il resto è velleità. Concludo con una osservazione alla quale mi dispiace che non ci sia Tajani, perché è un'osservazione molto amara. Abbiamo avuto grande difficoltà a ottenere le firme della class action, perché parlandone l'idea piaceva a tutti. Quando abbiamo detto allora firma, con varie scuse si sono allontanati. Ne ho tratto una personale convinzione, che gli italiani che abbiamo contattato, tra l'altro i più sensibili al problema, se non altro perché si erano avvicinati, cominciano ad avere paura dell'Europa. E la storia ci insegna che quando una nazione, un popolo, un gruppo qualificato di persone comincia ad avere paura della istituzione che lo governa, quella istituzione prima o poi cade. L'ultimo esempio è stata la Russia sovietica, ma la storia ce ne porta tanti altri. Ecco, non vorrei che questa sottovalutazione da parte dell'Europa della lesione agli interessi nazionali italiani, che tutti abbiamo sotto gli occhi, portasse poi alla caduta di un sistema che in realtà, quando ci ha garantito delle libertà costituzionali, è stata trionfante. Quando diventa il ragioniere che ci controlla i conti, è uno strumento del quale forse non solo non abbiamo bisogno, ma col quale non vogliamo più avere a che fare. Vi ringrazio.